Bentrovati, buon sabato e buon inizio di primo o fine settimana di luglio. Noi iniziamo subito all'aperto dove c'è gente intorno a noi e anche un amico di Padre Pio TV che abbiamo intercettato pochi minuti fa: il nostro carissimo Don Salvatore. Tocca tenere le distanze. E eh certo, certo. <ride> Buongiorno a tutti, cara Maria Pia, che bello vedervi qui, eh? con questa giornata bellissima in questo primo sabato di luglio. È vero, bello, bellissimo. Don Salvatore, tu sei qui per celebrare un matrimonio. Tra pochi minuti speriamo che la sposa sia, come dire, come all'università un po' di ritardo, così ti possiamo trattenere. Come stai vivendo questa estate nuova, diversa, ma fatta anche di qualche paura? Beh, ormai il Covid ci ha abituati, tra virgolette, a far convivere sia la paura sia la voglia di riprendere. Una certa normalità, e quindi abbiamo la mascherina in mano, magari non la indossiamo, ma l'abbiamo sempre in mano, sempre pronta ad indossarla lì dove ci avviciniamo ad altre persone o entriamo in luoghi, quindi al chiuso. E viviamo un po' così, con l'anima che spera, che prega, che sente forte il senso della responsabilità e che sogna anche un ritorno, tra virgolette, alla normalità. Abbiamo detto sempre in questi giorni, non tanto ritorno al prima, ma un ritorno a qualcosa di nuovo. Raccontaci un po' di questi sposi, da dove vengono. Quali sono le letture che si faranno, che vita li aspetta? Bene, questi sposi è una, mh, è una coppia di, di San Giovanni Rotondo, sono due giovani sangiovannesi che da diversi anni sono fidanzati, entrambi dei professionisti, degli insegnanti, in attesa di, di trovare anche un lavoro. Però si sposano con questo sogno grande perché sentono anche questa vocazione profonda. Infatti hanno scelto come letture proprio eh, la lettera di San Giovanni che dice non amatevi con le parole ma con i fatti e poi una pagina del Vangelo di Matteo della, della casa costruita sulla roccia. Abbiamo visto attraversare anche un bimbo, non so se è entrato in campo Roberto, l'ho salutato prima, carinissimo, stava a rischio secondo la mamma di bagnarsi, ma sono acque particolari queste di cui abbiamo raccontato, ma oggi è anche San Tommaso Apostolo, il che mi aiuta a chiederti qual è l'aspetto che tu della fede hai proprio toccato con mano, senza il quale forse avresti dubitato. Beh, io nel, nella mia vita ho fatto tante esperienze di letture postume sicuramente, ma nelle quali mi sono veramente grazie alle quali mi sono accorto che davvero il Signore interviene nella nostra esistenza, interviene a modo suo. Eh, vi racconto questo piccolo aneddoto molto particolare perché eh, tempo fa mi è capitato di celebrare un matrimonio e gli sposi insistevano nel, nel voler avere me nella celebrazione. Siccome abbiamo avuto varie difficoltà perché a causa del Covid abbiamo dovuto cambiare diverse date, eh, mi rendevo conto che gli sposi ogni volta prima di cambiare data si assicuravano innanzitutto che potessi esserci. Vabbè, era una cosa gradita, bella, però non capivo questa insistenza, mi sembrava anche un po' strana. Poi la sposa mi ha raccontato invece che, eh, senza che io lo sapessi, ero stato strumento nelle mani del Signore per salvarle la vita addirittura. Non dico altro perché entrerei in particolari molto delicati e quindi lì mi sono reso conto davvero che il Signore c'è nella vita di tutti quanti noi, ma è bello perché nella mia vita si rende presente attraverso qualcun altro e nella vita di qualcun altro si è reso presente magari proprio attraverso la mia. E quindi tu tra poco vai a celebrare in santuario. E intanto qui a San Pio c'è la celebrazione delle 10 che sta eh, terminando, e noi tra poco avremo un gruppo di suore che eh, sono qui in pellegrinaggio dall'Umbria. Avremo Carlos che le accompagna a questa nostra postazione, e il nostro Virgilio è il caso ormai di soprannominarlo. Tu, Don Salvatore, la prima volta che hai celebrato qui, come la ricordi? Beh, ci sono state diverse occasioni, ci sono state diverse prime volte, perché celebrare San Giovanni Rotondo significa celebrare nel nel nuovo santuario di San Pio, san, nel, nel santuario di Santa Maria delle Grazie, nella, nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie o addirittura nel sacello di San Pio da Pietrelcina. Tante prime volte, tutte piene di grandi emozioni, ma soprattutto avverti proprio la presenza di, di, dei Santi, degli angeli e di San Pio in modo particolare. Il Papa proprio in questi giorni ha ribadito che eh, si aspettano le famiglie di tutto il mondo per un appuntamento che ha dovuto essere rimandato dal 22 al 26 giugno del 2022. Dunque questo incontro mondiale delle famiglie che avrà come base principale Roma. Rimpiangi mai di non avere una tua famiglia? Beh, sicuramente a volte posso rimpiangere il fatto di non avere, sì, come dire, una moglie o dei figli che ti chiamano papà e con i quali vivi un rapporto speciale, sicuramente, ma devo dire la verità, proprio facendo eco alle parole del Vangelo. Non ho una famiglia, ma ne ho migliaia, perché poi tante famiglie ti chiedono di stare con loro, di vivere con loro la loro esperienza familiare, di entrare nei loro vissuti, nelle loro dinamiche e tante volte sei più intimo tu a un papà, una mamma, un figlio, di quando magari non lo siano gli altri familiari. E anche la famiglia di Padre Più TV, non te la dimenticare, che ci sei nel cuore, davvero. Un grazie. Grazie Maria Pia, grazie a tutti quanti gli operatori e grazie ai nostri telespettatori. Grazie. Dunque lasciamolo perché qualora la sposa, gli sposi siano puntuali, non vorremmo avere. Grazie. Ci ha lanciato anche un bacio, Don Salvatore, perché no? Di sabato di luglio essere qui fa piacere anche per questi fuori programma come avete visto c'è un bel venticello il tempo è quasi ideale ideale e, e quindi si comincia a vedere io del resto salendo ho già eh, incontrato diversi gruppi di pellegrini una famiglia abbastanza nutrita tre generazioni dalla provincia di milano poi c'era un bellissimo gruppo anche proprio davanti ai nostri vicini di casa le sue di San Giuseppe che come sapete ospitano e hanno ospitato tra l'altro l'anno scorso per l'ultima festa di San Pio che abbiamo celebrato il Cardinale Baldisseri quindi c'era questo gruppo di persone da Genova il capoluogo Ligure che spessissimo rientra nelle nostre cronache in un modo o nell'altro ma non voglio mortificare nessuno di voi del resto come sapete eh, potete anche interagire con noi, potete inviarci le foto dei pellegrinaggi potete scrivere a info chiocciola teleradiopadrepio.it ma soprattutto potete anche eh, in occasione del vostro prossimo pellegrinaggio qui a san giovanni rotondo farci un saluto avvisarci e ci vedremo magari all'aperto così sarà possibile appunto ritornare in qualche modo a eh, quelle consuetudini così belle che ci sembrano lontanissime invece sono relativamente vicine io penso che già le immagini vi abbiano gratificato di questo luogo splendido di cui vi continuiamo a parlare settimana dopo settimana e altrettanto faremo. Per esempio, la croce, la grande croce disegnata da Renzo Piano personalmente, è uno dei luoghi più splendidi da vedere anche dal basso, ma qui è un punto cruciale, per esempio le campane, le campane che sono trasformate, hanno in qualche modo trasformato anche il loro compito per motivi di sicurezza, ma che speriamo prima o poi di sentir suonare a distesa. Io è uno dei primi ricordi miei della nuova chiesa, proprio accompagnare alcuni, eh, alcune persone care ad ascoltare questo concerto meraviglioso che lì per lì sembrava, Venire direttamente dal paradiso. Ma a proposito, invece di suoni particolari, voglio anche fare un saluto a tutti coloro che magari stamattina si sono svegliati tardi perché ieri sera sono andati a festeggiare la vittoria dell'Italia. Qui a San Giovanni Rotondo ci sono stati tantissimi caroselli, bisogna dire la verità, non sembrava che fosse soltanto una sfida per arrivare in semifinale, sembrava quasi una prova generale, ma non diciamo niente perché poi ci vuole la scaramanzia. Intanto per noi, credo che dalla regia possano essere già pronti con una pausa qualora non arrivi il nostro prossimo ospite che invece è un altro ospite particolarmente gradito perché ci parlerà del rosario di questa sera, della fiaccolata ed è eh, la fiaccolata che condurrà ed è proprio padre Carlo Laborde. Evidentemente qualche pellegrino l'ha incrociato e lo ha fermato per la strada per cui ha qualche attimo di ritardo. Lo sto vedendo arrivare munito della consueta, eh, del consueto dispositivo di sicurezza che invece a me non vedete, ma come sapete le regole sono recentemente mutate per quel che riguarda. Appunto, um, le nostre dirette all'aperto. Eh, voglio ricordarvi che qui, già ne accennavo prima, avete a disposizione eh, quando venite tante altre celebrazioni, oltre alle tre, naturalmente. Importanti che seguite eh, attraverso la nostra emittente alle 7:30 alle 11:30 e alle 18. Perché qui si comincia a celebrare dalle 6:30. Poi si prosegue anche con una celebrazione dopo quella delle 7:30 delle ore 10. Eh, padre Carlo di questo passo non arriverai più. <ride> Ancora qualche pellegrina che lo ferma. Poi abbiamo alle 16.30 una celebrazione ancora una volta in San Pio e poi alle ore 18 grazie di essere finalmente arrivato fra Carlo Pace bene Pace bene in ritardo. <ride> Quanta gente ti ha fermato e perché no ho avuto un piccolo gruppetto da, da Pavia di cui siamo molto ah. amici che ho accompagnato un po' a vedere i luoghi anche interni alla clausura che sono legati a, alla vita di Padre Pio quindi mi sono un po' trattenuto per questo. Ecco. La Lombardia la citiamo spesso per Milano, ma Pavia non mi era capitato: un grande centro universitario, tra l'altro, un grande centro dove si lavora e si è lavorato sì. e si continua a lavorare per la ricerca proprio per combattere virus come il Covid-19. Ma, Fra Carlo, ehm, volevo subito mm. chiederti questa sera come sarà la modalità della fiaccolata che tu presiedi. Beh, la fiaccolata mh, purtroppo non possiamo fare ancora. Eh, la solita processione come si faceva tradizionalmente sul piazzale, qui sulla, eh, ecco, ma eh, eh, lo faremo sempre all'interno della chiesa di San Pio, eh, usando quella, quella formula che si usava prima, prima che si facessero le fiaccolate esterne, se ricordate quelle che ci seguono da tanti anni, facevamo questa formula qui che è molto bella perché c'è una preparazione proprio alla liturgia della domenica con, la, e con la, il ricordo del battesimo, e si rinnovano le promesse battesimali, l'assemblea viene aspersa dall'acqua benedetta, poi c'è la lettura della domenica, un'omelia e poi il rosario, quindi questa formula che è molto ricca, secondo me è più bella addirittura di quella... Che facciamo, facevamo tradizionalmente. Quindi, in questo periodo, visto che non possiamo fare esternamente queste manifestazioni, lo facciamo in chiesa che ci permette anche il distanziamento e ci permette di fare con, con comodità questa, questa liturgia. Oggi, San Tommaso Apostolo, domanda d'obbligo: come rispondi a chi dice. Anch'io veramente, finché non metto il dito, cioè finché non ho una prova concreta dell'esistenza di tutto quello che voi predicate, che il Vangelo racconta, non credo. Tu come replichi? Beh, bisognerebbe replicare come ha fatto Gesù, <ride> cioè eh, eh, beati coloro che pur non avendo visto crederanno, cioè la fede. Eh, se fede non ha bisogno di effettivamente di toccare e di verificare, la fede poggia sulla parola e sulla testimonianza per noi degli Apostoli. Certo, la fatica a credere chi ha difficoltà, chi magari non ha una fede radicata, profonda, che ne non ha ricevuto dalla famiglia, capisco la difficoltà, soprattutto in questa cultura oggi secolarizzata, certo che fa fatica, però ecco io credo che eh, l'importante è avere la buona disposizione, chiedere al Signore anche il dono e fede che è un dono evidentemente, un dono e una responsabilità. Grazie Fra Carlo, grazie della tua presenza. E naturalmente ti aspettiamo sempre quando Bene. Buona domenica a tutti. Buona domenica a te. Noi visto che Frate Sole si è messo a picchiare e mi pare che domina su Frate Vento, così ho il tempo un attimo di asciugarmi il sudore, vogliamo adesso dare la linea alla regia. E siamo con uh, questo gruppo di pellegrine speciali che salutiamo e ringraziamo, accompagnate da Carlos che però in questo momento è già pronto per altri impegni perché non può dedicarsi soltanto a noi. Suor Marinella, giusto? Da dove venite? E veniamo dalle varie parti dell'ispettoria meridionale, siamo le figlie di Maria Osirettrice e apparteniamo alla... Ispettoria Meridionale e quindi dalle varie zone veniamo, quindi Campania, eh, Puglia, eh, Basilicata. Basilicata, Calabria. Quindi un'Italia che è rappresentata anche dal carisma di chi è nato al nord, certo. cioè San Giovanni Bosco. Oh, esatto, sì, e certo. quindi noi parliamo spessissimo anche dei salesiani per le tante iniziative che svolgono. E... Che cosa significa la vostra presenza qui da Padre Pio? È una costante o è una riscoperta? È un pellegrinaggio per rendere grazie a Dio, per ritrovarci eh, dopo anche questi momenti di pandemia che hanno, eh, ci hanno viste. Ehm, eh, separate ma perché costrette alla, alla eh, divisione e quindi è un momento in cui ritrovandoci insieme vogliamo ringraziare Dio e chiedere anche eh, di darci una nuova primavera a noi come a tutti coloro che hanno sofferto questi anni abbastanza duri. Che cosa è accaduto? Quale grazia e quale mancata grazia in questi anni eh, vuole condividere con noi? La grazia di appartenergli e di avere avuto in ogni momento la speranza certa del suo aiuto e della sua vicinanza, della vicinanza di Dio. E grazie mancate non penso che ce ne possano stare. Faccio riferimento naturalmente a quello che è accaduto per la pandemia. Sì, relativamente. Alla pandemia il dolore e la sofferenza di eh, non avere eh, come sempre tra di noi i ragazzi, i giovani, di aver dovuto rinunciare a questa relazione immediata e da vicino, di aver potuto pensare a loro soltanto attraverso la preghiera, e, però eh, la gioia di aver potuto comunque eh, continuato, eh, abbiamo comunque continuato a essere prossimi ai giovani attraverso. I mezzi di comunicazione attraverso tutti gli espedienti della tecnologia. Certo. Per fortuna proprio nel momento in cui stavo per ringraziarvi della pazienza, perché sotto il sole, per eh, la nostra necessità appunto di collegamento e della vostra presenza, stavate un po' magari affaticandovi e invece è arrivata l'ombra. Soprattutto sono io che ho meno pazienza, <ride> confesso subito, anzi l'ho già confessato. Però ritorniamo proprio a questo luogo così bello, a questo mese estivo. Eh, che cosa porterete che non avete ancora nelle vostre bisacce? Ma sicuramente a casa porteremo la testimonianza di Padre Pio che ha saputo sperare anche nei momenti più duri della sua vita. Porteremo la sua benedizione. Poi Don Bosco era un terziario francescano, quindi alla famiglia francescana siamo legati e da questo luogo porteremo la testimonianza di questa fede grande che ci hanno dato persone grandi come Padre Pio e San Francesco e la famiglia francescana. Allora tornate presto? Con quale cadenza in genere fate pellegrinaggio? Eh no, non c'è una cadenza stabilita, e tutte le occasioni sono buone per poter incamminarci, e incontrarci, rendere grazie e ripartire ricchi di speranza. Allora adesso vi lascio ancora nelle mani di Carlos che credo debba portarvi a una bella visita guidata. Intanto Carlos però ci aveva fatto una comunicazione, un'anticipazione rispetto a una benedizione di tutt'altro genere, no? in modo diverso dal consueto. Chiedo scusa a Suor Marinella se la facciamo retrocedere. Allora, queste sì. auto d'epoca, quando, come e perché? No, mh, ci sarà una manifestazione. Veramente la manifestazione non si tiene qui, ma si tiene giù a Manfredonia. Però eh, San Giovanni ha sempre una, una posizione strategica, quindi. Anche quando Padre Pio non è direttamente coinvolto, sempre tra i partecipanti c'è cioè, ma già che stiamo qui perché non salire da Padre Pio. Quindi per questa volta ci sarà questa manifestazione di queste 500 storiche, insomma, moto, mh, questa associazione motoristica che verrà qui a San Giovanni Rotondo, saliranno su, sul Monte Gargano, quindi faranno una benedizione alle loro vetture, che è un'altra delle tradizioni del santuario, no? chiedere la benedizione, comunque mettere a protezione anche questi oggetti di uso comune, il nostro benedizionale per le tante cose, insomma il benedizionale che usano i frati è abbastanza logoro in questo, in, questo, in questo senso, quindi ci sarà questa manifestazione, altre ce ne saranno nelle prossime domeniche, diciamo che è una caratteristica di quasi tutti i fine settimana fortunatamente. E a proposito di curiosità però è interessante anche quell'aggeggio che porti, sembra... Sì. Ovviamente uno strumento del mestiere, dai certo. racconta. Queste sono delle, delle audioguide che noi utilizziamo, spesso dico non c'è nulla di registrato, è soltanto che noi adesso andiamo in luoghi sacri, luoghi dedicati soprattutto alla preghiera, quindi per quanto possa essere interessante una visita guidata, è sconveniente che ognuno Parli eh, a mo' di mercato, insomma, altrimenti eh, andremo contro le stesse regole che noi poi pretendiamo rispettino gli altri pellegrini. Quindi mh, per chiunque lo fa, eh, fa una visita guidata qui al santuario e l'obbligo l'utilizzo di questi strumenti. Come vedete loro io trasmetto tramite il microfono, chiunque. Ascolta la visita guidata, ascolta per mezzo di quegli auricolari monouso sterilizzati, quindi rispettiamo anche tutte le norme igieniche. Del resto, penso che sia imposto anche dalla regione ed è uno strumento molto utile per le visite a questi luoghi. Perdonami, vi ho fatto perdere altri minuti, ma per i nostri telespettatori sono stati preziosi. Tra l'altro, tu hai un bell'orologio, quindi posso. Chiederti 10. a che punto siamo. Eh, sono le 11.40. <ride> ah, ecco, allora abbiamo ancora qualche minuto quindi possiamo tranquillamente proseguire con la nostra scaletta. Ringrazio di nuovo buon tutte 10. le nostre ospiti per, eh, e buon pellegrinaggio a tutti voi. Eh, perché è bello che proseguiamo anche, eh, sia pure con Fuori Programma perché adesso è previsto un ricordo di un frate che è nel nostro cuore comunque, così come lo era anche prima, quando il passaggio all'altra riva non era ancora arrivato. Sto parlando di padre Marciano Morra. Se noi pensiamo che padre Pio, a vedere tutta quella gente che gli stava attorno, e che dalla mattina alla sera lasciavano le mm. occupazioni della casa per stare sempre intorno a lui, eccetera. Non è che poi fosse proprio, proprio contento, e proprio felice, perché c'è qualche espressione che è molto chiara, però prima dell'espressione di Padre Pio vorrei eh, esprimere un mio pensiero. se uno di noi, o proprio questa persona che ha fatto la domanda, vedesse intorno a sé tanta gente che dalla mattina alla sera gli batte le mani, bravo, 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 quanto sei bravo. E uno dice, meno male, ho recitato una poesia, ho, fatto, ho cantato una canzone, mi è andata bene, eh, meno male, c'è la gente che apprezza. E il pomeriggio di nuovo battono le mani e il giorno dopo battono le mani e tutti i giorni battono le mani, sempre intorno a lui c'è gente che batte le mani, a un certo momento viene da dire, basta. Eh basta, ho capito che sono bravo ma lasciatemi un pochettino in pace, questo è Padre Pio, questo è Padre Pio, ho alcune espressioni che, di gente e mi riferisco non ai devoti che venivano da lontano perché dovevano chiedere la grazia, quelle erano diciamo, la parte più, più bella, più essenziale, ma di quelle persone che per farmi intendere, metto tra virgolette le devotelle, stavano sempre attorno, quotidianamente, quotidianamente sempre. e il padre mi dice: ma che croce mi ha date Gesù Cristo. Ecco come la reazione di Padre Pio. Ci sono anche delle immagini che abbiamo sì, perché... in archivio che raffigurano la, questa eh, ressa di gente attorno a Padre Pio e lui a volte sì, sì. È anche sfastidiato, eh, ma, ma in, credo sicuro. umanamente. Ma insomma, anche ma... perché Padre Pio, tutto sommato, era un timido. E di per sé era timido, allora, ma forse ho già ho riferito qualche altra volta, quando Padre Pio usciva nella chiesetta antica, usciva dalla sagrestia e entrava in chiesa, entrava in chiesa, ad un prete che l'accompagnava, diceva adesso puoi andare via, vado da solo, dice, ad leones, c'è cioè Padre Pio che entra in chiesa per andare a confessare dove ci sono tutte le donne già tutte pronte, padre Pio che dice: andiamo tra i leoni, l'espressione dei martiri nel, nel Colosseo. Bene, padre Pio che passa attraverso una, o, 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 tra, la fila del, delle donne, mm -hmm. che le donne eh, solo in, in, nella chiesetta potevano avvicinare padre Pio. E queste donne che gli si gettono addosso, e Padre Pio che grida, e se la prende col frate che non è all'altezza di mantenere l'ordine, non sei buona a niente, e l'altro che risponde, già cioè che è così vedete la tua e se ne va, scene da fioretti, ma che esprimono. Una situazione di sofferenza. Ecco, è ah. proprio questa l'immagine alla ecco, quale è, facevamo è, riferimento. Che poi tante volte, ecco, Padre Pio alza un po' il cordone, eh, nel senso che voleva battere. Ma vedete, vedere questa scena tutti i giorni, ogni momento, per dal anni matizio, e anni e anni, 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 ma stateva alle case vostre, cioè lui non si riferiva a questa espressione alle persone che venivano da tutte le parti del mondo e che venivano perché avevano preoccupazioni serie della loro vita fisica, di famiglia, spirituale, eccetera, ma si riferiva a quelle persone che stavano sempre lì e impedivano anche agli altri poi di avvicinarlo. E siamo ancora in diretta a questo sagrato, questa chiesa a cielo aperto si arricchisce sempre di più di nuovi passi, i passi verso San Pio, ma soprattutto i passi verso la chiesa, verso il luogo dal quale alle 11:30 Potremo partecipare alla celebrazione eucaristica anche noi che non siamo fisicamente nell'aula liturgica, ma c'è qualche pellegrino che nel frattempo ha avuto la pazienza anche di aspettare per sottoporsi al nostro brevissimo interrogatorio. Lei l'ho vista un po' timorosa, signora Maria Teresa, ma non le chiedo niente di difficile. È la prima volta che è qui? Eh no, sono già diversi anni che noi riusciamo a venire. Quest'anno è il secondo anno di seguito. Lei e suo marito Giuseppe. Sì. sì, esatto. Siamo sposati da due anni e siamo venuti a ringraziare Padre Pio perché è nato Raffaele Pio Maria. L'ho visto prima un bimbo in braccio a una zia, sì. se ho ben capito, che tra l'altro... Sì, esatto. Eh, se, se, eh, giustamente il bimbo non può stare sotto il sole, quindi non lo facciamo troppo. Eh, se volete eh, ci avviciniamo noi eh, appena appena. Giuseppe, molto orgoglio vedo già nel suo gesto, come si chiama questo Raffaele, splendido bimbo? Raffaele, il nome allora, di mio papà. Allora, hai il nome di un arcangelo, esatto. qui abbiamo Michele, siete già stati a Monte Sant'Angelo? Sì, un'esperienza sì. meravigliosa. Lo scorso anno? Lo scorso anno, sì. Mi dispiace tenervi sotto il sole, mi sembra davvero un delitto, anche se lei ha una carnagione eh, che denota che cosa? Un'origine speciale o, troppo, o troppe vacanze? No, no, sono calabrese, quindi mi piace andare al mare, quindi... Sono scuro di carnagione. Siete una bellissima coppia che abita a Latina, se sì, ho ben capito. Sì, sì. Doganella di Ninfa. Dove ci sono i famosi giardini. Esatto. Di Ninfa. Ecco abbiamo imparato un'altra cosa, è importantissimo perché noi abbiamo tantissime bellezze che conosciamo in Italia, quando si parla del sud poi non ne parliamo, la sottoscritta si perde, però invece anche il centro non va dimenticato perché poi il nord uno lo cita per senso di colpa per non parlare sempre del sud e il Centro viene un po' mortificato. Questi famosi giardini, che cosa sono? Scusi l'ignoranza. Allora, sono dei giardini eh, famosissimi risalenti al XIII secolo. C'è stata anche Lady Diana nel 1984 con all'epoca suo marito Carlo. Mandiamo un pensiero a lei, Diana. Proprio l'altro giorno era il sessantesimo anniversario della sua nascita. Purtroppo, come sappiamo, la sua vita è stata spezzata molto presto. Ma intanto io vi ringrazio e chiedo scusa se ho approfittato della vostra disponibilità. Ciao, tesoro. Che meraviglia. Buon pellegrinaggio. Buon pellegrinaggio. E dunque è con commozione che si incontrano queste piccole grandi storie perché abbiamo passato tutti un periodo difficile anche dal punto di vista delle conoscenze, delle persone amiche che magari non abbiamo potuto vedere per tanto tempo e invece adesso vogliamo ritornare a un evento molto importante, perché perché questa settimana dal punto di vista proprio degli argomenti i cosiddetti trend topics, come si dice col linguaggio contemporaneo, si è parlato anche molto di politica. E allora voglio, oh, proprio per fare parse costruens, non soltanto poli, polemiche o anche semplicemente interesse per qualcosa che non sappiamo come si evolverà nel quadro politico italiano, vogliamo mettere un paletto. Un paletto autentico su cosa significa la vera politica e lo facciamo grazie al nostro padre arcivescovo Franco Moscone. Andando a prendere nell'archivio di Padre Pio TV un'intervista molto recente di Leonardo Fania. Alla regia, la linea. La politica è quel noi speciale che dà armonia al tutto. L'enciclica Fratelli Tutti. Ha un capitolo intero dedicato alla politica e l'ha chiamata la buona eh, politica, la migliore politica addirittura. Ecco, il capitolo sesto. Insomma, il, come la chiamava Paolo VI, eh, la carità in modo eccellente, la carità suprema. Quindi, un mondo senza politica non può esistere, non sta in piedi. Io credo che dobbiamo ritornare a dare alle parole il significato giusto e a non disprezzarle. Ecco, don Milani diceva che la differenza tra il, il povero e il ricco prima di stare su quanto ha nel portafoglio, stava nell'uso delle parole e nel numero di parole che sapevo utilizzare. Ma non basta utilizzare delle parole, bisogna utilizzarle nel modo corretto, nel modo giusto, senza disprezzo e senza fraintendimenti. Purtroppo per molti motivi, insomma alcuni anche giustificabili, per certe mode ecco, di trattare la... La realtà per un certo gusto scandalistico mm. eh, si è svalutato anche il, la parola stessa di politica e allora è diventata sinonimo di marcio, di, di brutto, di un qualche cosa che va tenuto lontano. Ma se eh, accettiamo questa situazione, non facciamo altro che dare ragione a chi fa l'antipolitica mm. e quindi alla malavita organizzata, alla, alla, al più forte eh, saranno sempre gli stessi a dominare e a comandare, mancherà il rispetto della società e l'attenzione a tutti, incominciando da chi è maggiormente in difficoltà.